E buonasera, 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 buonasera a tutti dalla Lupus Basso Enterprise. Come va, ragazzi? Tutto bene? Da Lupus The Second Side, un mio felice buonasera a tutti quanti. Ben ritrovati su Bus Simulator 2018. E richiamo la nostra compagnia, dai, che non sto più nella pelle, ragazzi. Andiamo a vedere come siamo messi. Un bel po' che non ci giochiamo, saranno stati almeno 4-5 giorni, come si suol dire. Vediamo di capire dove siamo arrivati, allora. Direi che è il caso. Allora, bene. Allora, mi ricordo che avevamo fatto una rotta noi, una tratta, chiamiamola così, una route, che era questa piccolissima, e poi ne avevamo creata una più grossa. Se avessimo la possibilità di allargarci e sconfinare, magari... No, vero? Anche perché vorrei evitare, se fosse possibile, di fare sempre lo stesso giro. New route, vediamo se riusciamo a creare una nuova rotta. Non lo so come la chiamiamo, mo vediamo. The bus display can all show Latin car. Sì, ho capito, ma non stavo facendo niente. Allora, vediamo, dovremmo partire da qualche parte. Magari partiamo da ma Media Center Astra, per poi andare verso West Spoke. Poi magari girare a sinistra per andare al Zellerman Research Center. Astra Promenade. Granum Square. Sempre Granum Square. Sono tutte e due. No, questa non è Granum Square, ma è Stoker Square. Andare poi a South Spoke. E finire, perché no, a East Spoke un'altra volta. West Spoke e West Spoke. Ma non c'è la possibilità di andare da qualche altra parte? Espandiamola. Vediamo, per espandere la rotta che dobbiamo fare. Espandiamola. Ok, e guida la rotta espansa. Ma dovevi capire, però. Network Park, Mr. Sanders, will help you with the guest customer. Ah, ok. Eh sì, ma mi interessa. Esatto, voglio andare a prendere sta nuova rotta. Vabbè, nel frattempo ci accontentiamo di quella che abbiamo. E andiamo a fare un po' di soldi, perché mi pare che l'obiettivo alla fine sia questo per il momento, perché non c'è molto che possiamo fare, come potete ben vedere. Ancora non abbiamo racimolato, come per dire, quella grossa somma. Vabbè, andiamoci a fare questa bella tratta. Guardate il nostro tigrato che ruggisce. Star Trip. E si parte. Andiamo a fare soldi. Oh, con la pioggia. Bene. Allora. Allora, intanto tu mi vai così. Poi, i tergicristalli, c'è qualcuno che mi riattiva o devo fare da me? Vediamo, eh. Ok, la luce la mettiamo. I tergicristalli? No. No, allora, per i tergicristalli dobbiamo un attimino metterci d'accordo. Ok, con la T? Vediamo. Questo che cos'è? No, non devo uscire. No, per il momento non devo uscire, no, grazie. Ok. I tergicristalli, ragazzi, dobbiamo un attimino capire bene come. Allora, vediamo. Controls. Ando stanno i tergicristalli? Vediamo. Allora, passenger mirror. No. Mi interessano i tergicristalli. Vediamo. Vediamo. Dove sono i tergicristalli? Ecco, windshield wiper. Con la B. Ok, va bene. Con la lettera B, che sarebbe quella del mio joystick. Va bene. Ok, torniamo indietro. Resume. Con la B. No, con la B, quella del... Oh, ecco, con la B della... della tastiera. Allora, andiamo a prendere questi signori. Ma io quindi posso aumentare ancora di più la B? No, così me li... Questo è il massimo che possiamo avere. Che cazzata. Benissimo. Ok, signori. Media Center, Astra. Prima volta sulla pioggia. Bene. Allora, signori, prego, accomodatevi, perché siete tutti zuppi? Lei non paga. Lei paga. Benissimo. Mi fa piacere che ogni tanto pagate. Allora, lei vuole un day? Sì. Day, un regular, ok, quantità uno solo mi pare, benissimo, grazie.
Ok. Possiamo chiudere e andare avanti. Molto bene così. E si parte, signori. Al solito, ragazzi, fatemi sapere la vostra, commentate. Fatemi sapere se questa serie vi piace, può essere di vostro gradimento o meno. Che facciamo? Lo banniamo a questo? Ah, bello! E chiaramente... con quest'acqua hai voglia di waterare le tue plants. Dovremmo girare di qua. La freccia ogni tanto mettiamogliela. Sarebbe male. La freccia gliela dovevamo mettere. Vabbè, vabbè, facciamo finta che io l'ho messa. Allora. Siamo in orario, manca un minuto. Stiamo provando per la primissima volta, come vedete, anche la versione pioggerella. Simpatica. Sì, ma vai calmino però. Mi pare che stai esagerando. Oh, 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 il pedone. Attenzione, pedone. Può fare mai più. No, che cacchio ho fatto, ragazzi? Ho aperto praticamente la porta all'improvviso. Che coglione. Quindi, vediamo adesso. Fermiamoci qua. Con il nostro Buzz. Eccoci qua. Prego, prego, accoffolatevi. Buonasera. Buonasera. Io. Lei entra? C'è qualcun altro? Ok. Dai che siamo in ritardo, forse. 10 secondi di ritardo. Recuperiamo sto tempo, forse. Ebbene, vediamo. Sono curioso di vedere come si sviluppa questo gioco. Ovviamente, che signora, ogni volta. Ma perché si fermano questi imbranati rincoglioniti che mi fanno perdere tempo? E cammina. E quindi che facciamo col passeggero che... Azzarola, mi stavo distraendo, porca miseria. E quindi che gli dico al passeggero, scusami. Oh, bello! Possiamo quindi intervenire e spaccargli, fracassargli le tempie? Perché sarebbe molto interessante questa cosa. Un nuovo sviluppo. Effettivamente è un po' troppo forte il volume, non credete che voi? Ora appena ci fermiamo gli diamo una mazzata, una randellata gli diamo. Ora gliene diciamo 4 a questo. Intanto facciamo salire i passengers. Prego. Minchia, ma così aggressivo? Sì, prego. Allora, single, bene. Regular, bene. Bene. Uno 20, 60, 40, 100. Grazie, prego. Ticket. Allora, week per lei, bene. Quindi facciamo un po' di soldi. Regular, bene. Una quantità, benissimo. Prego. Prego. Day, benissimo. Regular, ok. Un ticket. Grazie mille, signore. Allora, sì. Facciamo la seguente. Eccolo, è là sotto quello della musica. Andiamo dal signore là sotto, per favore. Andiamoci. Allora, may I see your ticket? Non ha un ticket valido, quindi adesso che gli facciamo? Gli rompiamo il culo? E questo qua chi... Ok, ma per avere il ticket valido? Ok, bravo, fai bravo. Ok, mentre invece voi, che a questo punto mi incuriosisco. Of course. Ecco, stai attento tu, caro, che ti tengo sott'occhio. Cerca di abbassare anche lo sguardo quando ti parlo, Questo mi pare indisperato. Vediamo, tu ce l'hai il ticket? Benissimo. Perfetto così. I vecchiaretti? Lei ce l'ha il ticket? Benissimo, mi avete fatto perdere 2 ore di tempo, sappiatelo. Pagherete le conseguenze. Ora vi lascio a metà strada. Dai, ci vostri. Ok.
Vediamo. Siamo in ritardo di 2 minuti. Abbiamo preso 120 pippi da quello là. Aveva il biglietto non valido, ragazzi. L'abbiamo beccato. Stronzone. Credevi di farmi fesso. Birichino. Come di recuperare il tempo perduto, va. Ecco, non andando a sbattere contro la macchina. Siamo molto attenza. Siamo molto attenza. Allora. Bene così. Però sti tergicristalli, ragazzi, non so voi, ma non tergicristallano niente. Prego. E lo so che siamo in ritardo, ma non è colpa mia. È colpa di quella testa di cazzo. Ok, signora bella. Vuole un ticket? Benissimo, signor. Molto bene, signora. Prego. Grazie per i 24. Thank you. May I have a ticket, please? Of course, signora. Prego. Andiamo con sti venti. Prego. A posto. Ok, signori. Andiamo. Dai che siamo in ritardissimo. Una piccola interruzione sulla tabella di merce. Recupereremo. È tempo uggioso da queste parti. Molto, molto uggioso. Minchia, mi hanno fatto la multa, porca puttana. E vabbè, signori, ma non potevamo fare altro. Siamo in ritardissimo già di 2 minuti. Questi poi rallentano. Guarda questo, ma che cazzo mi fai le finte? Mi fanno le finte, ragazzi, è fantastico questa cosa. Prego. Prego, prego. I need several tickets, please. Several tickets, yes. Allora, lei vuole un week, benissimo. Regular, benissimo. E ne vuole due, bene. Thank you. Prego. Gli abbiamo preso 56 pippi. Ok, non ce n'è più? Peccato. Stavo a divertire. Allora, andiamo. Siamo così in ritardo. Ah, va bene, va. Bene, va. Allora, sì, a sinistra? A sinistra. Pensavo che avessimo sbagliato. Se ci avete mal di stomaco, cortesemente, non vi rischiate a petare nel nero l'autobus, perché sennò mi ammazzate tutta la clientela, grazie. Ci siamo? Sveglia, signori, sveglia. Non mi vedo molto operativi. Quello ancora con le cuffie. Ma non è che ha sbagliato e si è addormentato qua. E che cazzo. Madonna mia. Un paraplegico, ragazzi, sta portando quel furgone. Ma per cortesia. Ma per cortesia. Ma vi rendete conto? Ma che stai a fare? Sembra veramente il citofono della Jalapas Band. Sto coglione. Guarda, ti faccio vedere come si passa. Così si passa, guarda, di prepotenza. Di grande prepotenza. Ti è fatto arrivare in ritardo ovunque. Thank you very much. Ora le vado a vedere le palle. Anche lei, benissimo così. Oggi è una bella giornata. Allora, regular, single, regular, bene. Ok. Ah no, lo so, avevo sbagliato ticket. Non immaginavo che avevo sbagliato, sì. Allora, single, regular, ticket, perfetto. Thanks. Benissimo, arrivederci. Tutto qui? Cioè, mi avete fatto perdere sto tempo per fare che cosa? Un ticket solo. 4 minuti di ritardo.
Ah, finiamo in ritardo sta consegna di oggi. Vai, 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 come se non ci fossero domani. Schiaccia sto pedale. Schiaccia, schiaccia, tanto chi se ne frega. Dobbiamo fare un'altra multa. Sì, sì, siamo in ritardissimo, frate. Bene così, dai, recuperiamo un po' di tempo. Prego, prego, prego. Allora, facciamo. Absolutely. Ok, single, single, regular, benissimo, una quantità. Perfetto, prego. Ok, day, regular, 3. Benissimo, 1. Thank you. Prego, andiamo, andiamo, andiamo. Bene, mi è piaciuta questa botta. Oggi stiamo facendo più soldi del solito, eh. Questa tratta va bene, allora. A quanto pare. Abbiamo la prossima che è la fermata finale. Bene così, vediamo poi così quanto abbiamo racimolato a the end of the story. Ma noi prendiamo queste curve in maniera troppo aggressiva. Sembriamo su Assetto Corsa, ragazzi. Ok, qui è il capolinea. Bene, sgommate. Sgommate, sgommate. Thank you, bye, take care. Too late, lo so, che ci possiamo fare. Bye. Qualcuno ha lasciato merda, spazzatura. Ecco, lo sapevo io. Lo sapevo io. Ok, possiamo uscire per favore da qua? Sapevo io. Dov'è che ha lasciato? È stato quello stronzo là di ragazzo. Non avevo dubbi. Guarda che pezzo di... Ma io ti dovrei andare. Vabbè, va. Lasciamo stare. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Chiudiamo, andiamoci. Andiamo, andiamo, andiamo. Veloci, che siamo in ritardo di 5 minuti solo da bella di marcia. Però sono convinto che oggi abbiamo fatto più soldi, ragazzi. Qualcosa mi dice che è stata una giornata produttiva. Se non fosse stato per quella multa per eccesso di velocità, quest'ora è attenzione qui, attenzione qui, attenzione qui. Lo sapevo. E questi 992, cazzo di Giuda, va. Ma porca miseria, abbiamo buttato in eccesso tutto il guadagno. Una giornata proprio... Avevo appena detto che era una giornata produttiva, invece mi sono reso conto che alla fine... L'hanno pigliata in culo. Apri, va. Vediamo com'è andata oggi. Fermate, va. Porca miseria. Va bene, spengi. Oh, oh, fe. Eppa. Com'è che si spegneva? Ok, questo è per spegnere. Per spegnere com'è che si faceva? Però non abbiamo... Sì, non abbiamo chiuso... Cretina? Siamo rimasti bloccati qua dentro. Sì, non mi ricordo come si spegne. Ah, ok, perfetto. Ora mi ricordo. Bene, andiamo a vedere quanto abbiamo fatto oggi e cosa abbiamo dovuto dare. Signora, abbiamo speso, abbiamo guadagnato 24.895.51 e poi con queste multe purtroppo siamo arrivati ad un totale di 23.702.73 e alla fine purtroppo 3 stelle perché chiaramente... abbiamo finito il ritardo, abbiamo pulito sì il bus, abbiamo usato i terminali, va bene, le frecce su 5, ok. Insomma, il bus stop l'abbiamo fatti tutti buoni, good position, ottima, 8 su 8. E poi, vabbè, c'è stato, sì, additional drivers can now service this bus stop, ok, va bene. Vediamo un attimino la situazione, come vedete siamo migliorati leggermente, però rispetto alla primissima puntata sicuramente abbiamo fatto grossi
miglioramenti. Andiamo a vedere un attimino sta situazione successiva. Allora, vediamo intanto che cosa abbiamo guadagnato. Abbiamo guadagnato qualche cosa. Ma potremmo assumere qualcuno, però ci serve il bus, ragazzi. Quindi senza bus. Vediamo, sell, customize, oppure compra un bus. C'è la possibilità di comprare my bus, shop. Ok, questo bus quanto costa? 120.000, e prende, rimaniamo senza niente. Questo è 158.000. Non lo so, vogliamo prendere questo bus? Questo citaro lo diamo a qualcuno. Ma perché? Che sta succedendo? Gli esce l'acqua dalle ruote? Ma che è sta cosa? Assolutissimamente disgusto matico, disgusto rama. Va bene, compriamo questo bus? Che ne pensate? Che sarebbe lo stesso che abbiamo noi. Ecco, l'ho comprato. Allora, a questo punto lo possiamo assumere un employees. Assumiamo Barbara Kendall. All Gabriel, rank salary, hire, apprentice. Assumiamola, va. Believe there's no rest for the wicked. Only same person in a cat obsessed city. Likes ground passenger, ok? Drives up. Queste sono un po' le caratteristiche del, diciamo, il curriculum, ok? Questo gli piace inventare studi scientifici. Se qualche esperienza come taxi driver. Vediamo, invece di San Avid Stamp Collector, World Record Holder, insomma è una collezionista di francobolli. Likes knitting sweaters, has never seen snow, wanted to be a lawyer. Questo vuole essere un avvocato. Yoga every morning. Questa fa yoga, quindi mi piace, assumiamola. Va bene. Allora, perfetto, quindi abbiamo assunto la nostra prima apprendista, signori. Va bene, quindi in poche parole adesso cosa si fa? Vediamo, garage, ok. Ora qui dobbiamo fare soldi perché siamo ritornati praticamente nel nulla cosmico. Va bene, my buses, eccolo qua. Questo è mio, ovviamente, e poi c'è quello di Ernestina qua che lo guida. Va bene, vediamo un attimino che cosa possiamo fare per pianificare una rotta, magari una possibile futura rotta. Ora per esempio siamo in due che facciamo la rotta, no? Quindi possiamo assegnare la rotta, per esempio assegniamola alla nostra ragazza. Vediamo come poter fare. Assegna il driver ad Olga. Ok, quindi fatti questa rotta. Benissimo. Ok, mentre invece noi, che famo? Stiamo a guardare? No, noi andiamo a fare un'altra rotta. Route planner. Questa invece ce la assegniamo, ce la facciamo noi. Piccolina, oppure facciamo una cosa, ragazzi. Io direi a questo punto che ce la facciamo alla prossima puntata. Intanto la chiudiamo qui con l'assunzione della nuova apprendista, che ora ci porterà soldi con una nuova tratta. Quindi va bene così, signori. Ok, al solito, ragazzi, fatemi sapere la vostra, commentate, ditemi la vostra opinione, il vostro parere su questa serie, se vi sta piacendo o meno. La continuiamo a portare, se volete la portiamo anche in live sul sito Twitch, sul canale Twitch Lupus in Game. Per il resto, signori, pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi episodi. Da Bus Simulator è tutto, da Lupus The Second Side, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!